riparte un cantiere che si era avviato 2 anni fa, voi sapete che per vicende amministrative è stato bloccato per quasi 2 anni, oggi riparte. È uno degli interventi simbolo della bonifica di tutto il nostro territorio. Chiariamo a tutti che ovviamente l'intervento è molto complesso, prevede l'intercettamento del percolato, la bonifica superficiale, il controllo, il monitoraggio sulle emissioni in atmosfera, l'eliminazione delle fumarole, quindi veramente un bel intervento anche, ripeto, articolato. La cosa che ci interessa è veder ripartire uno dei cantieri che erano l'immagine stessa del degrado del nostro territorio. Devo dire che le due immagini simbolo sono queste, le ecoballe che partono e la Resit che riprende i lavori di bonifica. Alla fine del mese di novembre partiranno i bandi per la realizzazione di 10 impianti di compostaggio. Questo programma immenso e ambizioso di bonifica del territorio e di realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti in Campania va avanti a tappe forzate. Lavoro complesso ovviamente, ma credo che alla fine arriveremo all'obiettivo che ci siamo prefissi. E cioè bonifica totale del territorio e realizzazione di un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti che renda la Campania autonoma e autosufficiente per l'impiantistica.